Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere due nuove uscite manga di febbraio. Lo so, sono super in ritardo a fare questo video, ma perché uno di questi due mi è arrivato proprio ieri e che siamo a marzo, quindi mi è arrivato in ritardo perché è uscito l'ultimo giorno di febbraio e quindi tempo tecnico per averlo in mano, leggerlo, e purtroppo quindi questo video uscirà a marzo, ragazzi. Prima comunque di iniziare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di lasciarmi un like, un commentino per aiutarmi a crescere il canale, e vi ricordo anche di seguirmi sull'altro social che è Instagram, che uso spesso anche se dovrei usarlo di più, però il tempo è quello che è. Bene, ma iniziamo subito. Vi dico già che uno non mi è piaciuto molto, l'altro invece mi ha un pochino sorpreso. Iniziamo subito. Che cosa fareste voi se vostro zio a 17 anni ha avuto un incidente ed è rimasto in coma per 17 anni? Poi quando si è risvegliato lui dice di aver vissuto per tutti questi 17 anni in un altro mondo. Ci crederete o meno? È quello che succede in Uncle from Another World. Allora, si può dire che è un isekai al contrario, praticamente. Il nostro protagonista, che è Takafumi, va a trovare lo zio dopo 17 anni di coma, che dice appunto di aver vissuto un altro mondo. Ovviamente Takafumi inizialmente non ci crede, ma suo zio effettivamente ha dei poteri magici. Takafumi quindi decide di usarlo, diciamo, e di farlo diventare uno youtuber. Già lì. Lo zio quindi, grazie ai suoi poteri, riesce a fargli vedere anche quello che lui ha vissuto in quel mondo. Riesce a fargli vedere anche le barbarità che ha vissuto in quel mondo, perché in quel mondo erano tutti bellissimi tranne lui, quindi veniva trattato malissimo da tutti quelli che incontrava. Anche se gli fa vedere spesso questa elfa che lo accompagna in questo viaggio, e lo zio non si è mai reso conto che in realtà questa elfa prova dei sentimenti nei suoi confronti, cosa che invece lui proprio non ci ha proprio fatto caso. Ma cos'è la cosa bella? La cosa bella è che quando lo zio si sveglia deve affrontare 17 anni di novità nel mondo attuale. Quindi per esempio anche il fatto di ordinare da un corriere e avere l'spedizione arriva da tutt'altra parte del mondo. Ma quello non lo fermerà, perché lui con i suoi poteri può arrivare in tutti i punti del mondo in un attimo. Quindi spedizione gratis a vita. Un'altra cosa bellissima dei poteri è che per esempio lui ha un inventario. Può aprire un varco e dentro ha tipo tutti gli oggetti di quel mondo lì. Quindi tutti gli anelli che magari in quel mondo valevano milioni, hanno provato a venderne uno nella loro città e ne gli davano tipo 50 yen, quindi niente. E ci sono tipo tutte queste gag, e finisce praticamente che c'è questa nuova ragazza, questo nuovo personaggio che non gli piace molto lo zio di Takafumi. Che dire di questo manga? Allora, non l'ho detto, comunque è detto dalla Planet al costo di 7 euro. Allora, che dire? In realtà non mi è piaciuto molto. Non mi è piaciuto molto perché pensavo meglio, perché la premessa è veramente interessante. E se voi pensate, il fatto che questo zio sia tornato da un altro mondo e abbia di nuovi poteri, cioè veramente è una cosa fighissima. Però non so, i disegni non mi hanno convinto. Mi sono piaciuti solo quando facevano vedere le avventure di lui nell'altro mondo, quindi come venivano disegnati i personaggi femminili, eccetera. Mentre i personaggi protagonisti, quindi Takafumi e lo zio, non mi piace molto il design che hanno, sono molto anonimi. Penso che sia volutamente fatto per la storia, però non so, non mi è piaciuto. La storia in sé appunto non mi dice molto, ma voglio dare come sempre una possibilità fino al numero 3 e dopo, in caso se non mi è piaciuto, sappiate che mi sto per aprire il mio Vinted, quindi in caso lo troverete lì. Scrivetemi sotto se voi l'avete letto e che cosa ne pensate. Il prossimo di cui vi voglio parlare è: immaginate che voi siete seguiti da dei banditi e dovete difendervi, e in mezzo al bosco voi trovate una spada, ma questa spada è incantata, è magica, ma non come le solite spade incantate, ma è posseduta da uno spirito molto perverso. Questa è la premessa di The Rosengarten Saga, edito da J-Pop per un costo di 7,50 euro. Allora, ci troviamo in questo villaggio sperduto e la nostra protagonista è Lin. È una ragazza anonima che vive in quel villaggio dopo aver perso i genitori. Questo villaggio viene protetto dal principe Siegfried, e di qui va matto per le vergini. Immaginate in che senso. A un certo punto il villaggio viene attaccato da dei banditi che dicono che il principe Siegfried è morto. Lei allora riesce a scappare, a fuggire, però viene inseguita appunto da questi banditi. Trova in mezzo al bosco questa spada e ovviamente per difendersi la prende. Ma che cosa succede? Succede che questa spada è posseduta proprio dall'anima di Siegfried, quindi diventa fortissima, ma Siegfried, impossedendosi del corpo di questa ragazza, con la sua spada trasforma i banditi in donne e fa crescere in mezzo alle gambe della ragazza qualcosa che una ragazza non ha.
di solito. In tutto ciò lei ovviamente si risveglia in mezzo a queste donne e va subito a vedere il villaggio come messo per riuscire a salvarlo. Incontra un gruppo di guerriere che sono di queste valchirie, queste arpie, sembrano, perché hanno le ali, e di cui praticamente c'è questa donna, che lei praticamente rimane incantata da questa donna, e viene fuori che è la regina Brunhilde. Lei chiede di aggiungersi al gruppo di guerriere, ma regina Brunhilde gli dice no, io non colgo un fiore ancora non sbocciato, voglio che tu partecipi a Rosengarten, quindi un torneo. Se riuscirai a spiccare in questo Rosengarten, in questo torneo, allora ti prendo con me. Quindi da lì parte l'avventura di questa nostra amica Lynn con questa spada magica e con questo Siegfried dentro, che è un pervertito maniaco praticamente. A un certo punto arrivano in questa città, perché purtroppo per partecipare a Rosengarten devono fare una squadra di 3 personaggi. Quindi è tutto proprio classica ambientazione fantasy, molto buttato, molto sull'ironico, sul ridere. A un certo punto vedono questo ragazzo maltrattato da queste guardie, lei si fa forza e lo salva. Ma che cosa succede? Succede che questo ragazzo se la prende con lei perché è stato salvato. Perché? Perché questo praticamente è un masochista, cioè praticamente gli piace essere maltrattato. Si viene a scoprire che questo è un principe di un altro regno ed è fortissimo, quindi quello che Siegfried voleva arruolare per nella loro squadra. Lei a un certo punto, quando Siegfried e questo personaggio iniziano a lottare, lei si stufa perché dice io non voglio stare lontano da questi due pervertiti e pazzi, e maltratta questo personaggio. Questo personaggio, dopo essere stato maltrattato così tanto da lei, quindi preso a pugni, calci ed essere anche preso a parole, la vede come una mistress, quindi decide di seguirla. La nostra eroina si troverà ad andare in giro con questi due pazzi scatenati. Allora, che dire, è per un pubblico adulto, perché comunque ci sono scene appunto un po' spinte, diciamo. È un ecchi che prende molto in giro il classico fantasy, diciamo, perché ha tutti gli elementi del fantasy, del battle manga, insomma, e li mette in chiave ironica, quindi anche il fatto del torneo, cioè io amante dei battle manga mi vai a mettere un torneo, io te lo prendo subito, io te lo continuo a leggere subito. I disegni ovviamente spettacolari, avrete visto dalle tavole, come io mi sembra che non stia leggendo qualcosa di simile. In realtà avevo stoppato una cosa del genere che era Red of Healer, ma mi sono vista l'anime ma non l'ho continuato, quindi vorrei mandarlo avanti, anche perché ho letto gente che è andata avanti e dicono che più avanti sono personaggi ancora peggio. Cioè ragazzi, Cosa mi devo aspettare da questo manga? Quindi io questo lo continuerò volentieri per il momento, e comunque nelle mie letture saprete se più avanti diventa più bello oppure lo stop, eccetera eccetera. Scrivetemi anche lì se voi l'avete letto, che cosa ne pensate. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi che cosa avete letto voi questo mese di novità, così magari spulcio e vedo se c'è qualcosa che vi interessa. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!